La rete ferrovie italiane per l'alta velocità deve passare per il Cilento, il Vallo di Diano e quanto si sta chiedendo in gran voce in questi ultimi giorni. Noi abbiamo bisogno di treni che si fermano e non di treni che passano, lo ha dichiarato il sindaco di Capaccio Pestum, Franco Alfieri. Il nostro territorio ha bisogno del collegamento con l'aeroporto, ha bisogno di un collegamento veloce e sicuro con l'autostrada, certo dell'alta velocità, ma io ho detto che abbiamo bisogno di treni che si fermano e non di treni che passano. Quindi Luca è impegnato già in regione a farci un quadro generale della mobilità e quindi aspettiamo che la regione ci faccia sapere per il nostro territorio qual è il quadro generale delle infrastrutture per la mobilità. Quindi siamo tranquilli, il dibattito sull'alta velocità è un dibattito lontano ed è un dibattito però parziale, quindi noi dobbiamo essere interessati come nostro territorio su queste cose che ho appena detto. Novità anche sulla bretella autostradale di collegamento Agropoli-Eboli. L'arteria di fatto collegherà il comune cilentano all'autostrada A2 del Mediterraneo, meglio conosciuta come Salerno-Reggio Calabria. L'ANAS ormai ha approntato il progetto preliminare, ci sono 3 percorsi che devono essere esaminati, bisogna decidere e credo che e la regione su questo ha anche appostato, ha richiesto un primo stralcio di 300 milioni perché l'opera costa più di 1 miliardo di euro, quindi si è andata avanti perché con il presidente De Luca sono stati finanziati 1 milione e 800 mila euro per la progettazione preliminare, quindi si va avanti. Per noi è fondamentale perché tutti sanno il disagio che la parte a sud della provincia di Salerno, in particolare proprio le nostre aree, perché per il collegamento con l'autostrada il sabato e la domenica è impossibile, è un inferno, è drammatico. Quindi questa è una grande cosa, già è progettata, quindi bisogna andare avanti e spingere affinché l'ANAS abbia le risorse necessarie e proceda all'appalto.